alloggio adeguato e economico, bagni d'aria. I can constantly stay interested in whatever is happening, whom I love, and we are totally into just letting the movement flow. As you know, to study Laban work, you cannot only study it on book. Inizia appunto la sequela dei tecnicismi. Prendo la parola per inquadrare brevemente il progetto artistico, anche se tra le righe. Mi auguro veramente che sia un'occasione di scambio importante. Volevo ringraziare gli organizzatori di questo convegno perché è un momento particolarmente significativo. Stiamo parlando della proposta di novità artistiche che generano un movimento culturale in Torino notevole. Fui colpita straordinariamente dagli spettacoli di Harald Kreutzberg, che veniva sistematicamente a Budapest a portare i suoi recital di danza. Anna ha permesso a ciascuno di noi, ha dato un insegnamento, ha dato una traccia che è presente ancora oggi. Non sto facendo storie, sto narrando qualcosa che è molto presente oggi. Anche lì seguiamo un modo, no? La parola del Signore si esprime nella molteplicità degli esseri e ognuno. Altre esperienze torinesi come Walter Malosti, con il quale ha lavorato molto. Tra le persone che hanno influenzato molto il mio cammino ci sono state Alessandro Pontremoli, Raffaella Giordano. Per dire che l'arte terapeutica da sola, cioè, e ognuno prende dell'arte quello che gli serve. Per cui il risultato del nostro lavoro è esorcizzare i nostri demoni personali. Tac, tac, ok? Aspettate, sbagliato, tac, 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 tac. È proprio sullo spazio, ad esempio, personalmente che porto avanti il mio lavoro, cioè sul creare lo spazio affinché si creino le condizioni perché un atto creativo possa nascere, possa svilupparsi. Una volta che sono cresciute nuove radici, dopo un po', subito ci saranno dei nuovi germogli, quindi probabilmente questo lavoro darà dei frutti, dei nuovi germogli in futuro, ma intanto è un lavoro di creare delle radici nuove. Danza e cultura e università, dobbiamo tornare a fare comunità, questo è il suggerimento di Maria Chiara ed è anche il mio auspicio. Buona serata.
grande insegnamento di Nick era: dovete cercare il gesto unico, che vuol dire il gesto per te, che è tuo, personale, non è copia di nessuno. E dice Miles Davis, quando gli dicevano: ma su cosa stai lavorando? Su una nota. Still looking for the one step. Lei è ancora alla ricerca di quel passo. Karen Carson è l'eleganza nel corpo. È una figura estremamente elegante. Thank you, mother and father. Dice solo grazie a mia madre e a mio padre. And Nikolai. E poi Nikolai che l'ha formata. And the work. I still work every morning. Maybe I'm not up at 7 like before, but I do a lot of qigong and stretching. Forse non mi alzo più alle, non comincio a lavorare alle 7, però continuo comunque a lavorare molto facendo qigong, altre cose, insomma, continuo a lavorare sul mio corpo. No, I don't work directly with emotions. That is for the public. Which is, I think, I believe that I like that the public imagines and they build their own pictures. Everyone's going to feel the ambiance. Io lavoro con le percezioni, ma poi è perché il pubblico abbia delle emozioni poi alla fine. E Nicolás, la frase proprio era motion not emotion, e molto spesso questa frase è stata fraintesa, no? Perché tu dicevano disumanizzante, freddo. In realtà lui diceva questo, era il processo che lui indicava agli artisti del movimento. Diceva: non potete portare in scena le emozioni, perché sono cose troppo personali, troppo intime, e chi è fuori non le può, non le percepisce. Invece dovete usare il movimento, le qualità del moto, per poi ricreare delle emozioni. Tutti abbiamo in comune il silenzio, il cuore, il sole, la natura, il mondo, per cui ricondurre, no, tutto quello che voglio raccontare a degli archetipi alla fine, perché poi gli archetipi si possano leggere.